L'associazione CILL è nata nel 1981, che è stata fondata dal padre di questa ragazza che si chiama appunto Letizia Galeazzi, detta dagli amici Cilla, che è morta a 15 anni in un incidente stradale. Qui siamo alla casa Cilla, che è la casa che da un anno è stata inaugurata nella proprietà dell'Opera Barolo, e che accoglie appunto malati e loro famiglie che vengono a Torino per motivi di cura da diverse regioni d'Italia e anche dall'estero. Gli eventuali rumori di bambini che sentite sono proprio i bambini che stiamo ospitando, che vengono dal Venezuela e che sono in cura a Regina Margherita. Come dicevo, la casa è stata inaugurata appunto il 15 ottobre del 2011 dopo un'opera di ristrutturazione che ha comportato 6 mesi di lavoro intenso e che ci ha dato la possibilità di essere onorati di essere appunto in questo luogo che è stato calpestato dalla venerabile Giulia di Barolo e che ci fa molto onore perché diciamo noi abbiamo un po' dello stesso cuore che ha animato Giulia. Come Giulia avevo avuto una passione grandissima verso le persone bisognose, anche la nostra associazione è nata perché il nostro fondatore ha avuto una passione grande per le persone bisognose che ha incontrato e che erano, lui era un primario oncologo, che erano i malati che lui curava. Lui non si è limitato a fare soltanto la professione medica, li ha accolti proprio anche personalmente, addirittura accompagnandoli, curando anche gli aspetti economici connessi alle loro esigenze, così accogliendo integralmente la persona, non soltanto nel loro bisogno della malattia, ma anche proprio nel loro bisogno umano di compagnia e di senso della malattia. Stiamo con le persone, il nostro primo intento è essere insieme con queste persone, perché al di là anche del bisogno, peraltro assolutamente reale, che c'è di una ospitalità, quindi di un letto, di una cucina, di un ambiente bello e sano, e poi spero che lo possiamo vedere appunto anche la bellezza con cui abbiamo curato la ristrutturazione, c'è assolutamente un bisogno di compagnia, come la compagnia che faceva Giulia quando si faceva mettere, addirittura chiudere dentro, nelle galere che c'erano qui nei bassi fondi della città di Torino. La compagnia umana è fondamentale perché fa capire alle persone che non sono sole. Il bisogno che hanno è condiviso, ma questo fa crescere anche chi lo fa.